Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente, la sfida ai Super 4. Oggi ci aspettano il terzo ed il quarto Super 4. Nello scorso episodio ho battuto i primi due, ovvero Aaron e Terry. Terry mi ha dato un po' di filo da torcere e oggi il terzo sfidante è Vulcano. Un amico che abbiamo già incontrato. Beh, amico non proprio, però insomma l'abbiamo incontrato quando ci ha chiesto di sfidare Corrado e fargli ritrovare l'amore per le lotte. Ehi, allenatore! Non vedevo l'ora che arrivassi. Corrado mi ha raccontato quello che hai fatto da Renipoli. Sei riuscito ad accendere una fiamma nel suo cuore. È chiaro che non stessi più nella pelle l'idea di vederti lottare. Io davanti ho il mio filato Acti. E allora? Mi fa un cenno di intesa? Ci provo! Ok, nitrocarica, tanto per essere più veloci. Vai con nitropompa! No! Non mi posso fidare di nitropompa, maledizione! Vabbè però, ipnosi! E che cos'è ipnosi? Ma scusami. Ma cosa fai? Incubo? Mangia sogni? Cosa fai? Ronf ronf. Facciamo sveglia, no? Ma che ronf ronf? Ma dove? Evitiamo di rifare un'altra volta ronf ronf, per favore. No. No, magari no. Andiamo con ricarica totale, va. Ne ho comprate davvero poche perché non mi aspettavo di usarle. Però a quanto pare devo. Ipnosi ha una precisione bassa, vi ricordo solo questo. Vabbè, ora sei Godspeed, abbiamo capito. Mi sta bene. Allora aspetta. Acqua getto. Ok, sì, questo era ovvio. Me l'aspettavo totalmente. Non mi aspettavo questo danno basso però da... Va bene, riduce l'attacco normale, non quello speciale, quindi va bene. Va bene comunque, sarei sopravvissuto. Oh, e ora? Il primo è andato. Brutto colpo, sì, non serviva, eh. Comunque, lasciamo perdere. Allora... Un po' di punti esperienza, bene, al Z sarà al 56, Mint al 61, buono. Ma che cosa? Ma dove si è vista mai una cosa del genere? Allora, Vulcano manda in campo Lopanni. Vai a capire perché. Zuffa. Ah, sono più veloce, bene. Beh, Lopanni non è che sia proprio lento, ma neanche troppo veloce. Comunque, una è andata. E siamo a meno 2 per Vulcano. Ma mi fa ridere l'idea che Acti si soffi sulla ferita per farla passare. Ma è assurdo. Steelix, no, rimango. 4 per, no, è terra. 2 per comunque sia da Zuffa ci rimane. Non è che sopravvive, eh. Madonna, ma non è possibile. Ma stiamo scherzando? Ma dove si è vista mai una cosa del genere? Oh! Vabbè, evita l'attacco perché lo evita proprio. Perché con l'acciaio non ha precisione massima.
Però accidenti. Cioè, Zufa da un Infernape al 66, eh. Hanno le EV perfette allora. Driftblim. È ora. È ora di mandare i Vux in campo, dai. C'è poco da fa. Se non è ora. Eccolo qua. Contro il dirigibile. Vai con Scintilla. Ah, più. No! Ma fuoco, ma non è, ma no, ma no, ma no, ma no. Questo fa sciagura. Questo fa sciagura sicuro. Paralizzato. Invertivolt. Devo scappare. Bene. Bene, bene, bene. Ma no, Baccacetro, no. Mando Anasia con acrobazia. Colpirlo ora. Becco. Peggio, 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 peggio. Passa la modifica alle statistiche a Infernape. Tutte le modifiche. No, può farcela. Colpiscilo. Infernape, Anasia, colpisci il tuo rivale. Sì! Dai! Esci! Così si fa. Così si fa. Perfetto. Manda Driftblim. Manda Driftblim. Sento tua determinazione, il tuo ardore è incredibile. Manda Driftblim! Ora! Regoliamo i conti una volta per tutte. La situazione si sta scaldando e anche il mio spirito. Allora, becca di acrobazia. Ragazzi, non sono mai stato così contento di giocare una lotta Pokémon. Neanche in competitivo. Sì! Beh, solo poche volte in competitivo. Non me l'aspettavo, non che vi abbia sottovalutati, ma non ho pensato neanche per un secondo che avrei potuto perdere. Straordinario, tu e i tuoi Pokémon siete formidabili! Tutta coccia. No, veramente qui non c'è un master game, dice, non c'è un mind game. Bruciato e ridotto in cenere. Sì, non ha molto da dire lui. Vai avanti, bravissimo, le parole non servono a nulla. Mamma mia ragazzi, ma come si fa a fare una Nuzlocke in questa maniera? Non ho perso nessuno, ma è stata tosta. Allora, pozione max. Ma io mi immagino chi cerca di fare una Nuzlocke su sti giochi, cioè è pazzo nel cervello. Probabilmente si vuole male. Allora, il prossimo è Luciano, se non sbaglio. Entriamo un po' e vediamo. Oh, ho un libro in mano. E delle sfere luminose come ologramma. Ah, arrivi giusto in tempo. Ho appena finito il libro che stavo leggendo. Permettimi di presentarmi. Io sono Luciano e sono un esperto di Pokémon di tipo psico. Devo dire che giungendo fin qui hai già mostrato la tua eccezionale bravura.
Si dice che io sia più forte dei Super 4. Per dimostrare di essere all'altezza di questa fama, dovrò lottare al meglio delle mie capacità. Bello Luciano, eh? Bel modello, mi piace. I Diamante e Perla non gli rendevano giustizia. Mr. Mime! Ah, sei più veloce. Schermo luce che aumenta la difesa speciale. Ci sta. Però palla ombra fa comunque il suo danno. Il suo piccolo danno, però lo fa. No, Sciagura. Madonna, volevo fare spettro tuffo. Vabbè, prossimo giro. Sì, Fuoco Fatuo e Sciagura sarebbe un combo vincente. Andiamo con Spettro Truffo. Ah, ritira? Beh, mi prendo una hit gratuita. Tanto avrebbe comunque missato. Infernape si sta rivelando una carta vincente. E la Peppa! Ah ah! Ah! Liscio come l'olio. Con qualche danno da parte di Anasema. Buono, molto buono. Oh, poco carica. Beh, sì, a posto di ruota fuoco assolutamente. Bene. Ottimo. Alakazam. Alakazam è un Pokémon molto veloce. Distorto zona. Favorisce Pokémon lenti, facendoli muovere più velocemente per 5 turni. Il mio Luxray è lento. Non male, non male, non male. Ok, schermo luce fino. Ah, ci picchia. Vabbè. Ok. Se faccio brutto colpo con Sgranocchio, però. Potrei farcela. Un brutto colpo. No. Quindi prima un roll uguale a quello che io adesso ho fatto. Onda shock. Pensava che cambiassi. La CPU mi stupisce. Pensava che cambiassi. Mi prendo divinazione? O cambio Pokémon? Cambio Pokémon per prendermi divinazione. Ma niente, troppo tardi. Qui agisce a fine turno. Medicham. Beh, Medicham. Quanto è veloce Medicham? 183. Medicham non ricordo essere un Pokémon particolarmente veloce né particolarmente forte. È un Pokémon bilanciato nella media. Nella media, ecco. Non brilla in nessuna caratteristica, quindi. Infatti è così. E stiamo a 3. Giraffa, Rigalakazam e Medicham. Ha ancora Mr. Mime, che non è neanche Mr. Mime, un Pokémon che brilla per la sua. Per una caratteristica in particolare. Quindi direi che Fuoco Carica è la scelta migliore. Ci prendo un po' di recoil, ma ci vuole. Ci vuole per vincere.
Manca Bronzong, manca. Cambio. Devo cambiare Pokémon, sì, assolutamente. Infatti è Bronzong. Allora, mandiamo Vux. No, Vux sta messo male. Bronzong levita. Quindi manderei Acti giusto per fargli per far recuperare salute a Vux. No, mando Mint. Sì, devo far recuperare salute a Vux. Oppure, comunque sia, far recuperare salute anche a Anasia. E farle attaccare Bronzong. Vediamo un po' cosa posso fare adesso. Con fuoco carica. Volevo leggere il dialogo, se no me lo sarei perso. Allora, 20, no, facciamo una ricarica totale, dai. No, 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 devo tenermele. Contro la campionessa potrebbero servire. Fa distorto zona. Beh, gelo pugno per fare qualche danno. Rivincita. Non funziona meglio se hai già subito un danno? Magari lo congelo, non lo so. Infatti sì, funziona meglio se hai già subito un danno. In quel turno, intendo. Ah! Fa danno, fa danno! Ok, mandiamo Vux. Ah beh, lui è più lento sicuramente. Io lo usavo con rallento coda, Bronzong e raggiro. Era proprio una cosa che mi ero inventato io, poi scopro che effettivamente già esisteva. Perfetto. Però avevo anche una spread delle evs particolare. Attenzione ora, molta attenzione, perché cosa fa lui? Rifà terremoto. No, ho fatto invece, perché la dimensione distorta è tornata alla normalità. Non ancora! Ma sei un paraculo allora, scusami, eh! Dai! Doveva bastare! Accidenti! Ha usato ricarica totale già una volta? O due? Una, due volte, eh? È fatta. Dunque, le sfide ai Super 4 sono state fattibili? Contro Terry ho avuto più difficoltà perché me la sono gestita male. Capisco. Non è stato un caso se hai sconfitto i 3 Super 4 prima di me. Sei veramente forte. Grazie. Congratulazioni! Hai battuto i Super 4. Comunque, ciò non significa che tu abbia finito con la Lega Pokémon. C'è ancora la campionessa. Ti avviso, è un'allenatrice molto più forte dei Super 4. Forza, ora varca la porta che ti condurrà all'ultima lotta. Ultime perle di saggezza? Continuerò a leggere fino all'arrivo del prossimo sfidante. Ciò calmerà i miei nervi, così potrò affrontare qualsiasi situazione senza agitarmi. Eh già, ora la campionessa, io non ricordo minimamente che Pokémon abbia davanti e non lo voglio sapere. Ad ogni modo, il video termina qui. Nel prossimo, cioè domani, si va a sconfiggere la campionessa. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre i link che vedete passare anche adesso a schermo. Se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensiero e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.